Ok, Sergio, dovremmo essere in diretta. Buongiorno a tutte e tutti. E grazie Sergio per essere il nostro relatore a questa videoconferenza oggi sulla nascita, nel centenario della nascita del Partito Comunista d'Italia. Non è la prima volta che facciamo degli incontri con te, ma è la seconda volta che lo facciamo in questa modalità in teleconferenza. Abbiamo fatto a novembre l'incontro sulla rivoluzione russa e stiamo pianificando tra 2 settimane di fare il trentennale, diciamo, dalla nascita del Movimento per la Rifondazione Comunista, che coincise anche con il fine dell'esperienza appunto del Partito Comunista Italiano. E questo, no, appunto, è un anno ricco di anniversari. Stiamo programmando per, speriamo anche prima o poi di riuscire di nuovo a fare le iniziative in presenza, ma stiamo valutando anche di fare un'iniziativa per i 150 anni dalla Comune di Parigi, poi quest'anno anche il ventennale del Giotto di Genova, e quindi appunto di iniziative in programma ce n'è. Appunto, due cose al volo: l'altro giorno, appunto il 21 gennaio, cadeva il centenario della nascita del Partito Comunista d'Italia, appunto una ricorrenza, una data importante, che è stata anche ripresa, oltre che dal nostro partito, anche da altri, se ne è parlato. Segno appunto che c'è ancora un interesse su questo tema, ma il nostro obiettivo, diciamo, la nostra intenzione è quello di non fare una celebrazione di un tempo passato, diciamo, un ricordo di un'epoca che si è chiusa, ma in realtà capire come ancora oggi, a distanza di 100 anni, le ragioni per dirsi, per essere comunisti, ci siano ancora tutte. Appunto, proprio l'altro giorno leggevo su un articolo, si diceva di questa cosa qua, che l'uomo più ricco del mondo, o il secondo, adesso non so se la giocano forse Elon Musk, Jeff Bezos, Amazon e Tesla, diciamo, e uscito questo articolo diceva che in Italia bisogna lavorare 26 anni per guadagnare quanto Elon Musk guadagna in un minuto. Ecco, quando dicono che le ragioni per essere comunisti non ci sono più, secondo me basta anche fare riferimento a queste storture allucinanti e poi andarle a dire a chi, quando si parla di magari mettere una piccola patrimoniale, urla allo scandalo perché sia mai che si possa togliere qualcosa ai super ricchi. E voglio ancora, appunto, prima di lasciarti la parola, ricordare anche in questi giorni si sono ricordati i padri nobili, diciamo, della fondazione del Partito Comunista, Bordiga, Gramsci, Togliatti, Terracini, e co come spesso accade, appunto, ci si dimentica anche che c'erano anche delle madri e non solo dei padri. E noi, come provincia di Cuneo, tra chi era presente quel 21 gennaio del 1921, abbiamo una donna, Lucia Canova, che appunto aveva partecipato al congresso di Livorno, e chi vuole approfondire la figura di Lucia Canova, che era una donna di Garesto, della Valtanaro, c'è il primo quaderno di questa importante collana, diciamo, di quaderni storico-politici, che sono i quaderni CIPEC. Chi conosce Sergio sa che appunto è anche il fondatore, il curatore di questa serie di quaderni. E dal 1995, primo numero del 1995, si apriva con questo scritto di Lucia Canova che raccontava la sua vita, appunto nata nel 1904, e correggimi Sergio se sbaglio, è mancata nel 99. E volevo appunto, prima di darti la parola, leggere le ultime frasi, le ultime righe di Lucia Canova, in cui scrive: se mi guardi indietro e mi domando la ragione del mio essere comunista, non posso attribuirla tanto a delle letture giovanili. Marx e Gramsci li ho letti molto più tardi, quanto alla sensibilità che avevo fin da bambina di cogliere l'ingiustizia profonda che si nasconde nelle pieghe delle differenze sociali. Nacque presto in me un senso di ribellione. Volevo lottare per dare a tutti la possibilità di vivere meglio, di migliorare ed emanciparsi, di scrollarsi di dosso l'ignoranza. Per me essere comunista voleva dire tutto questo.
Quindi appunto, un piccolo pensiero a una donna, diciamo, una nostra conterranea che aveva partecipato alla fondazione del Partito Comunista, e un pensiero anche oggi al nostro compagno Maurizio Natale, che è mancato, della segretario della Federazione di Genova, cui da parte mia e da parte di tutta la nostra federazione va un abbraccio alla famiglia e appunto ai compagni e alle compagne di Genova e a chi l'ha conosciuto. E ora, Sergio, do la parola a te. Grazie. Ma intanto grazie a voi, un saluto a Cuneo e Valli. Lucia Canova non era delegata al congresso di Livorno, aveva solamente 17 anni, ma aveva partecipato a incontri, riunioni preparatorie in quei mesi convulsi in cui gli incontri erano stati tanti e altro. Nelle sue memorie lei racconta di questo e di questi mesi così importanti, dà un giudizio tutto positivo sulla scissione del gennaio 1921 e ricordava con commozione di aver incontrato Gramsci nel periodo successivo a Torino. Aveva a casa anche documenti, giornali vecchi. Con Gramsci aveva parlato della diffusione dei giornali nella sua valle, no? Dice che Gramsci era un pochettino preoccupato perché la diffusione era un pochettino bassa e allora dovevano cercare di diffonderne di più, tutte cose importanti che sembrano appartenere ad un altro mondo. La seconda questione che toccavi riguarda una scomparsa, purtroppo. Il 2020 ci ha portato via tante persone che abbiamo conosciuto, in gran parte per il Covid. Se n'è andata Rossana Rossanda, 96 anni, se n'è andata Lidia Menapace, 96 anni, se n'è andata la presidente dell'ANPI, Carla Nespolo, di età, minore. Oggi è scomparso Maurizio Natale, che aveva ben altra età, una cinquantina d'anni, che era il segretario della Federazione di Genova, aveva continuato a esserlo dopo un intervento difficilissimo avvenuto anni fa per un tumore molto forte. Nei primi tempi sembrava che se la fosse cavata bene, quasi miracolosamente. Dall'estate 2019 purtroppo ricomparso con un alternarsi di fasi migliori, peggiori, ricoveri frequenti e negli ultimi tempi l'obbligo di rimanere fermo a casa, legata anche alla questione Covid. La cosa che lo toccava di più era il non poter vedere e frequentare i figli, che sono piuttosto giovani e che quindi evidentemente sentiranno profondamente il peso di questa morte. Maurizio fino a 2 giorni fa aveva ancora continuato a mandare per mail circolari, aveva continuato questo suo impegno costante, lo ricordano tutti per la grande apertura, la grande simpatia personale, il rifiuto di ogni dogma, la grande voglia di discutere, partecipare, parlare, altro, insomma. Quando era stato ricoverato anni fa e era uscito finalmente da questa operazione durata un numero impressionante di ore, da un ricovero piuttosto lungo e sembrava che le cose si fossero messe per il meglio, ricordo che il segno di questo ottimismo che in lui c'è sempre stato, ha sempre detto ne verrò fuori, eccetera, era che aveva messo in internet una magnifica versione di un magnifico disco di jazz che amava molto il jazz, un certo tipo di pop, su cui sapeva tutto, su gruppi complessi, eccetera. Aveva fatto anche alcune trasmissioni a una radio
raccontando di gruppi inglesi, americani, di questa musica di cui io so abbastanza poco, purtroppo. È una perdita grossa umanamente, soprattutto oltre all'aspetto politico. E dicevamo oggi parlando che l'unico modo per ricordarlo è cercare di continuare, non è tanto una questione di partito o altro, quanto una questione di contenuti, eccetera, insomma. Il tema di oggi sono i 100 anni del Partito Comunista. Sapete che nasce con un'altra sigla, Partito Comunista d'Italia, sezione italiana della Terza Internazionale Comunista, dal 21 al 43, quando l'Internazionale Comunista viene sciolta. Poi si chiamerà PC, cambierà anche il simbolo che verrà studiato nel 1943, che rimarrà tale fino al 1991, quando il partito scomparirà. Nasce al congresso di Livorno, che è il congresso del Partito Socialista, che dura dal 15 al 21 gennaio del 1921. Si sarebbe dovuto tenere a Firenze, ma a Firenze la presenza fascista era molto forte, si preferisce Livorno, dove c'è una sicurezza, maggiore. All'ultimo giorno, il mattino del 21, era un venerdì, vengono letti i risultati. La corrente socialista di sinistra massimalista ottiene 98.000 voti, la corrente comunista ne ottiene 58.000, la corrente riformista ne ottiene 14.000. La corrente maggioritaria massimalista rifiuta di espellere i riformisti come viene chiesto, al che la corrente comunista se ne va. È una scena particolare perché tutti i delegati comunisti in fila erano in gran parte maschietti. Lascia il teatro Goldoni, dove si teneva il congresso, a piedi vanno al teatro San Marco. C'è qualcuno che si è divertito a contare i passi, anche cosa fa un po' ridere perché c'è chi fa passi più lunghi, chi fa passi più corti, ma alcuni libri scrivono che sono 2.124 passi, non so come abbiamo fatto a contarli, insomma. E vanno a questo teatro San Marco, che era scassato, sgangherato, eccetera, un teatro che è senza luce elettrica, non ha sedie panche per cui stanno tutti in piedi, e ha il tetto bucato, siccome quel giorno piove, entra l'acqua, si creano pozzanghere per terra e vedete anche alcune scene in cui la gente sta con l'ombrello per ripararsi dalla pioggia. Il congresso è molto breve perché parlano i delegati dell'Internazionale che dicono i comunisti italiani aderiscono ai 21 punti posti dall'Internazionale Comunista che era nata nel marzo 1919. Accettano tutti questi 21 punti, criticano fortemente il Partito Socialista che non ha voluto espellere i riformisti, quindi si è messo fuori da questa internazionale. Parlano alcune categorie, parlano i giovani che dicono fra pochi giorni aderiremo anche noi, i giovani aderiranno in massa al Partito Comunista e delegato importante Fortichiari proclama ufficialmente la fondazione di questo partito, che nasce in gran parte sulle posizioni di una corrente, di una componente, che è la componente di un ingegnere napoletano che è stato uno dei primi socialisti di sinistra a porre il problema della necessità di rompere con il Partito Socialista e di formare il Partito Comunista. Costui si chiama Amadeo Bordiga. Sarà oggetto poi di critiche, calunnie, sarà nel PC fino al 1930, poi verrà espulso e sarà oggetto, secondo gli usi del tempo, anche di calunnie ingiuste e altro. Come si è arrivati a questo fatto? Bisogna partire, spero di non essere troppo lungo e troppo menoso, ditemelo comunque.
dal Partito Socialista, dalla sua storia. Il PSI è nato nel 1892, congresso di Genova, quando si è separato dal movimento anarchico. C'è un cinema a Genova ancora oggi che ha una targa che ricorda la fondazione, il 15 agosto del 92, del Partito Socialista. È un partito molto composito, in cui il marxismo ha poco posto, in cui ci sono tendenze varie, in cui prevale notevolmente una cultura, possiamo dire, positivistica, gradualistica, che ritiene che al socialismo si arriverà attraverso tappe graduali, passi graduali. Così come nella natura gradualmente si è arrivati dalle specie più semplici alle specie maggiormente complesse, Darwin, così nella società si arriverà dalle forme più ingiuste, sbagliate, eccetera, eccetera, a una forma superiore che si chiama socialismo. E si arriverà mediante la crescita di una società industriale, la crescita economica di questa società, la crescita di un proletariato che diventerà sempre più numeroso, sempre maggiormente cosciente, che si darà strumenti, le leghe, le cooperative, i sindacati, il partito, che prenderà coscienza sempre di più e che progressivamente arriverà ad avere anche una rappresentanza politica che gli consentirà di produrre cambiamenti profondi nella società. Questo partito è un partito che a fine 800 regge leggi eccezionali contro il movimento operaio, regge la repressione contro i fasci in Sicilia 1893. Regge, ci sono anche processi e condanne contro i dirigenti, la repressione tremenda del 1898, no, con le cannonate in piazza con Bava Beccaris che spara ad altezza d'uomo e ammazza centinaia di persone a Milano davanti ai moti per il pane, e verrà poi premiato, glorificato, insignito di medaglie, di onori per queste nobili imprese. Un partito che riesce attraverso anche scioperi, a lotte, eccetera. C'è una molto importante a Genova, lo sciopero del porto di Genova nel 1900, che dura molti giorni, a ottenere alcuni successi, il riconoscimento dei sindacati, delle camere del lavoro, la nascita delle stesse che avviene in quegli anni. E una presenza sindacale che nei primi del Novecento diventa più forte anche attraverso governi liberali, conservatori, finché si vuole, ma che accettano una forma di dialogo con il movimento operaio. Il giolittismo è questo. Questo partito nei primi del Novecento ha appunto una tendenza profondamente positivistica, tutta basata sulla scienza e altro, in particolare di un tale che si chiama Ferri, ha una tendenza profondamente riformistica con Turati, Filippo Turati, che è uno degli esponenti che storicamente sarà più importante nella storia di questo partito. Nel 1911-12 accadono due fatti. Si allarga il suffragio universale. Giolitti allarga il diritto di voto maschile, naturalmente, che viene tolto ai ceti più ricchi, semplicemente, viene allargato notevolmente a ceti invece più modesti, il che comporta evidentemente un vantaggio per le forze socialiste che rappresentano questi. Sapete che dietro a questo c'è anche una sorta di accordo con le formazioni cattoliche per impedire una vittoria socialista. Al tempo stesso c'è la guerra in Libia.
Tra l'11 e il 12 l'Italia scatena una guerra coloniale in Libia che ha tutte le caratteristiche anche teoriche, propagandistiche di tutte le guerre coloniali. Viene fatta sostenendo la necessità della guerra, perché l'Italia ha molte braccia e ha bisogno di terre per dare lavoro a queste braccia esuberanti che hanno necessità di terre che coltiveranno, che renderanno fertili, che renderanno splendide e altro. E al tempo stesso per portare la civiltà in un paese di fatto incivile. La Libia giace sotto il dominio turco sostanzialmente. L'Italia arriverà e porterà la propria civiltà, la propria cultura in questo paese che ha una civiltà molto arretrata e altro. Una guerra impari perché l'impero turco che domina in Libia è oramai spezzettato, massacrato, la stessa Libia è divisa in pezzi diversi, come abbiamo imparato recentemente dopo l'altra nostra nobile spedizione in Libia di pochi anni fa, e l'Italia si impadronisce di fatto della costa libica. La parte interna sarà sempre più complessa. Nel Partito Socialista c'è un'opposizione molto netta alla guerra coloniale, ma una parte del Partito Socialista piega invece su posizioni nazionalistiche. Dirigente come Leonida Bissolati, che era uno dei fondatori del partito 20 anni prima, ritiene, sostiene che la guerra, in Libia sia una guerra di civiltà che debba essere compiuta e che abbia tutte le motivazioni per, essere sostenuta dalle forze socialiste perché. Può essere una guerra di popolo, può essere una guerra che dà lavoro a masse, soprattutto meridionali, perché porteremo la civiltà in un paese dominato da una potenza incivile e altro. Si va a uno scontro molto netto su questo e nel congresso del Partito Socialista di Reggio Emilia del 1912, tanto per cambiare, si ha una spaccatura nel partito. Notate che la parte del partito più recisa contro la guerra, quella che chiede che coloro che ne sono favorevoli vengano cacciati, che insiste sulla natura indegna della guerra stessa, che sviluppa maggiormente una campagna antimilitarista, anticoloniale, eccetera, eccetera, è capitanata da un signore che si chiama Benito Mussolini. Mussolini è un dirigente socialista giovane, ha uno stile molto diverso rispetto ai socialisti tradizionali. Una retorica completamente differente, un linguaggio diretto, comiziante, ha una preparazione teorica molto variegata, molto basata su, non tanto su un'analisi politica, precisa, su un'analisi teorica precisa, ma sul volontarismo sul fare, sulla azione per azione, dimostrerà poi negli anni successivi. Quindi piace molto ai giovani in particolare, giovani che sono profondamente scontenti di una sul socialismo a cui poi non segue assolutamente nulla e altro. Al termine del congresso, Mussolini diventa direttore del quotidiano del Partito Socialista, L'Avanti, e per il suo stile giornalistico diretto, provocatorio, per il fatto che ha ruoli nel giornale,
scrittori e giornalisti anche di tendenza differente, molto diversificata e altro, vede aumentare notevolmente le vendite di questo giornale, che raddoppiano nel giro di breve tempo. L'Avanti diventa un giornale piuttosto venduto, che avrà un ruolo abbastanza incisivo negli anni successivi. Quindi il Partito Socialista ha questa rottura già nel 1912. Il pasticcio vero e proprio avviene nel 1914. Scoppia la guerra mondiale e avviene il fenomeno di tutti i partiti socialisti, o quasi, tranne rari casi, quello russo, quello serbo, quello italiano e pochi altri, che accettano la guerra mondiale e si schierano, uso una formula un po' retorica se volete, con la borghesia del proprio paese contro gli altri paesi, i francesi contro i tedeschi contro i francesi e i russi, gli austriaci contro i russi e i francesi, gli inglesi contro i tedeschi e così via. I partiti socialisti che avevano giurato che avrebbero impedito la guerra, perché la guerra era dei re, degli industriali, faceva gli interessi di quelli e non faceva gli interessi dei poveri diavoli, dei lavoratori e altro, si trovano invece a sostenere totalmente il massacro più grande che vi sia stato fino a quel tempo, no? Se contiamo i morti nella prima guerra mondiale sono 8 milioni, se ci mettiamo l'epidemia o la pandemia che segue arriviamo a 15 milioni, quindi un numero di morti impressionante rispetto alle guerre precedenti che avevano toccato solamente le truppe al fronte. Impressionante anche il numero di anni della guerra, perché inizialmente si era pensato a una guerra che durasse pochi mesi, in cui si va là, si combatte, si spacca tutto, uno vince, l'altro perde, buonanotte. Invece è una guerra terrificante che coinvolge i paesi interi e che durerà parecchi anni. Ancora, cerco di non essere troppo noioso, semmai Fabio e Alessio me lo dicono in qualche modo, mi fanno gestacci, coinvolge non solo le truppe ma coinvolge la popolazione intera, perché è una guerra anche ideologica in cui i giornali, non c'erano allora le TV e altri strumenti, ma i giornali, la propaganda, gli intellettuali, tutte le forme di questo genere vengono sostanzialmente schierate per il proprio paese. È una guerra totale sostanzialmente, che modifica totalmente la concezione della guerra e crea sostanzialmente una visione fortissima del nemico come animale da distruggere, da abbattere. Se si leggono i testi, si leggono testi di questo genere anche da parte di grandi giornalisti, di grandi scrittori, di grandi intellettuali che hanno poi invece grandi meriti in altri campi, insomma, ma che cadono totalmente nella più folle propaganda nazionalistica. Se posso fare una parentesi, Rosa Luxemburg nei suoi scritti di questi anni è sconvolta non solo dal fatto che le classi dirigenti vogliono la guerra, non solo dai tremendi massacri al fronte, non solamente dal fatto che ci siano appunto queste campagne nazionalistiche fatte da intellettuali, partiti e altro, ma dal fatto che questa campagna nazionalistica penetri fortemente nelle stesse masse popolari, per cui si hanno manifestazioni di operai tedeschi che urlano, lanciano imprecazioni, bestemmie contro i lavoratori russi e i lavoratori francesi e viceversa. Cioè il
la follia che il nazionalismo produce è tale che penetra nelle coscienze in un modo spaventoso, insomma. Ecco, noi siamo davanti a questo fatto. Allora, insomma, c'è questo dato. C'è la guerra mondiale. Il Partito Socialista Italiano è uno dei pochi partiti socialisti che non accetta di schierarsi con il proprio paese per la guerra. Mantiene un atteggiamento cauto, che è l'atteggiamento che viene condensato in una formula: né aderire né sabotare. Questa formula viene mantenuta per quasi tutto il corso della guerra, anche se dopo la sconfitta italiana di Caporetto 1917, in vari settori del partito, in particolare Turati, che è la destra, diciamo, del partito, la parte riformista, gli accenti nazionalisti di difesa della patria, di siamo tutti sul fronte, siamo tutti sul Piave, eccetera, eccetera, sono molto intensi e molto forti. Sta di fatto però che questo partito non sviluppa nessuna azione concreta, sostanzialmente, guardavo l'ora, per opporsi alla guerra stessa. C'è nelle masse un rifiuto consistente della guerra. Si dice che questa nasca per iniziativa di una minoranza del paese contro la maggioranza del paese stesso. Grande massa socialista, molti settori cattolici sono contrari alla guerra, sono favorevoli grossi settori industriali che vedono nella guerra l'occasione per farsi i soldi, sono favorevoli i settori nazionalistici che vedono nella guerra un'occasione per ingrandire il paese. Da una parte e dall'altra vedono nella guerra un elemento positivo in cui emergono le migliori doti sostanzialmente dell'uomo, le migliori qualità dell'uomo emergono nello scontro, nella guerra, nella lotta, nel sangue e altre corbellerie di questo tipo, ma nel senso comune del paese, insomma, una parte sostente è contraria alla guerra per quello che questa significa, per il numero di morti e altro. E il Partito Socialista è quindi abbastanza fermo davanti a due o tre questioni che accadono. La prima, c'è la sinistra dei partiti socialisti, quella contraria alla guerra, che si riunisce e tenta un'opposizione alla guerra. Ci sono due incontri i partiti socialisti che tentano di opporsi in qualche forma alla guerra. Gli italiani partecipano e sono nella parte più moderata di questa, si accontentano di una serie di disposti, eccetera, che però non danno ragioni precise. Due, si ha un fenomeno drammatico, che non è tanto politico, più che è il rifiuto di molti militari di partecipare alla guerra stessa, anarchici, socialisti, che non sanno neanche perché cosa contano neppure, che non comprendono neppure il timore drammatica di quel tipo, no? L'Italia ha avuto oltre 600.000 fronte, c'è il fenomeno di disertori, che è molto ampio, insomma. È difficile che un ottavo dei morti italiani nella guerra
sia di disertori, di soldati che sono stati fucilati per le decimazioni cosiddette, di prigionieri politici che sono stati abbandonati, perché se uno, prigionieri presi dal fronte, perché se uno cadeva prigioniero del nemico veniva considerato vile e vigliacco e quindi non era soccorso in alcuna forma, di persone processate dai tribunali militari con processi sommari che duravano pochissimi minuti e che si concludevano generalmente con la fucilazione. Ecco. Quindi siamo davanti a un fenomeno di massa di questo tipo, di decine di migliaia di soldati che compiono queste scelte per timore, per follia, per tentare di tornare a casa, per scelte personali, eccetera, che non vengono assolutamente organizzate, sostenute, no? L'esempio che spesso si fa è invece il tentativo che il partito russo, insomma, compie di lavoro verso i militari al fronte, no? Di tentativo di costruzione di organizzazione politica, soviet dei militari e altro. Adesso il confronto può sembrare un po' eccessivo, ma questo comunque è. L'altro ancora è il fatto che si hanno, soprattutto nel 1917, delle manifestazioni di popolo piuttosto grosso in vari luoghi in Italia. Il più grosso è Torino, Borgo San Paolo. Non perdo tempo a raccontare il significato politico-simbolico di Borgo San Paolo, quartiere operaio torinese, che è il centro di tante lotte operaie, quindi anche dal punto di vista simbolico è fondamentale. E lì ci sono grandi scontri, insomma, l'esercito interviene pesantemente contro manifestazioni di massa, ammazza un sacco di gente. Anche qui il Partito Socialista è piuttosto passivo, piuttosto fermo, accetta questa sconfitta sostanzialmente senza tentare di dare una struttura organizzativa a queste proteste complessive e di massa. E quindi insomma si trova a non sapere interpretare fino in fondo un'opposizione alla guerra che oggettivamente esiste. Nel dopoguerra accadono fatti enormi. C'è la rivoluzione russa nell'autunno del 1917. Questa viene vista e viene letta in tante parti del mondo, non come una rivoluzione a sé stante, ma come la prima tappa di un processo internazionale. Voi sapete che gli stessi dirigenti sovietici, Lenin e Trotsky, sono convinti che il loro tentativo potrà avere senso solo se altri tentativi nasceranno in paesi più importanti, in paesi più centrali dal punto di vista economico. Quindi se nel giro di pochi mesi la Germania in particolare, ma comunque alcuni altri paesi occidentali, si metteranno in moto. E questo produce una oggettiva speranza incredibile nel mondo intero, insomma. A ragione o a torto, adesso non stiamo a discutere. Il periodo successivo è quello del tentativo di strangolamento dell'esperienza russa, con una guerra civile tremenda che si manifesta in Russia e che è anche tra le cause dell'involuzione che l'Unione Sovietica poi conosce dal punto di vista politico-democratico e altro. E da una serie di tentativi tutti falliti a livello internazionale. Falliscono perché? Falliscono solo perché non c'è un gruppo dirigente rivoluzionario all'altezza come la vulgata comunista dei libri dice, perché mancava il gruppo dirigente sufficientemente temprato, oppure perché
È riuscita la cosa in Russia perché la società era praticamente sfarinata, non esisteva più, il potere era completamente scomparso, mentre invece da altre parti, Germania in primis, rimaneva ancora una forma di potere esistente e piuttosto forte. Adesso questo è oggetto di discussione, naturalmente. Comunque, nel 1919 c'è un tentativo malfatto e mal condotto a Berlino degli spartachisti, quello in cui muoiono Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, gennaio 19. Nel marzo c'è in Baviera un tentativo simile che viene anche stroncato. Sempre nel 19 c'è la Repubblica Consiliare in Ungheria, che viene stroncata dopo alcuni mesi. C'è una serie di scioperi altissimi in vari paesi, fra cui la Francia, l'Italia, un po' in tutti i paesi del mondo. Il 19-20 vedono la punta di agitazioni sociali e di scioperi, il cosiddetto biennio rosso. In Austria c'è una vittoria elettorale della socialdemocrazia che ha connotazioni di sinistra in Austria, connotazioni un pochettino specifiche sue. E insomma, in Italia che cosa succede? Succede che c'è una crisi economica gravissima. Perché uno, l'Italia ha avuto una valanga di spese nella guerra mondiale terrificante. Due, c'è un'economia che si è per alcuni anni tutta rivolta alle spese militari e deve riconvertirsi a un'economia di pace. Quindi le fabbriche che hanno prodotto armi per anni dovrebbero rimettersi a produrre altre robe. La cosa non è semplice nel giro di breve tempo. C. La valanga di militari che erano a fronte ritornano a casa e dovrebbero ritrovare il lavoro che avevano prima. Anche questo non è facile. Si produce una disoccupazione molto alta. D, c'è un oggettivo, una perdita di valore dei salari, degli stipendi, insomma, c'è la fame in alcuni casi. Ancora c'è in settori molto consistenti della classe operaia la convinzione che sia possibile in Italia un passaggio di società così come si è avuto in Russia e che questo passaggio di società possa avvenire tramite strutture operaie che soprattutto in alcune realtà, Torino è la prima di queste, hanno la struttura consiliare, cioè la struttura dei consigli di fabbrica torinesi, quelli che l'Ordine Nuovo teorizza, che Gramsci teorizza, Tasca, anche altri, è quella per cui il potere politico, il potere sociale deve essere nelle mani di coloro che creano ricchezza all'interno di una società e la ricchezza all'interno di una società è creata da coloro che appunto svolgono il lavoro produttivo vero e proprio. Sapete che nella primavera del 20 si hanno alcuni scioperi, alcuni dei quali finiscono male. C'è un articolo di Gramsci di una bellezza estrema sulla sconfitta di uno sciopero a Torino, in cui gli operai rientrano in fabbrica dopo giorni e giorni sconfitti. Nell'agosto del 20 si hanno occupazioni di fabbriche, iniziano alcune fabbriche genovesi, alcune fabbriche da varie parti, Torino poi è il centro fondamentale e si ha l'occupazione della Fiat che è un po' il nerbo centrale di tutto questo. La politica del Partito Socialista e della CGIL è quella di tentare di risolvere sindacalmente una questione di questo tipo. C'è un accordo sindacale
che ufficialmente segna alcuni punti positivi, uno dei quali è una qualche forma di controllo sulla produzione attraverso commissioni che poi non nasceranno mai, ma che segna di fatto una sconfitta politica profonda. È questa sconfitta politica profonda quella che vede praticamente moltiplicarsi sempre di più la presenza fascista. Presenza fascista esisteva già nel 1919, che esisteva già nei primi mesi del 1920, diventa sempre più forte, si moltiplica dopo la sconfitta operaia, viene foraggiata in un modo fortissimo dagli agrari, dei grandi proprietari agrari e anche dei grandi industriali, viene protetta da esercito, polizia, carabinieri e altro, produce violenze inenarrabili contro tutte le strutture operaie, sindacati, cooperative, leghe, partiti, sedi di giornali e di partiti, nella zona di Trieste anche contro le minoranze etniche, perché l'odio antiproletario e antisocialista si lega anche all'odio antislavo in quelle aree, e porta sostanzialmente a una grande crescita del movimento fascista che le forze conservatrici e moderate pensano scioccamente di poter controllare, di poter utilizzare per massacrare sostanzialmente le forze proletarie, operaie, socialiste e altro, controllandolo e facendo un po' quello che vogliono per poi riprendere in mano le cose quando poi invece tutto loro sfuggirà di mano e il fascismo diventerà una struttura completamente autonoma. La fondazione del Partito Comunista nasce anche da questi fatti. Allora, il primo dato è il crollo del movimento socialista e dell'internazionale socialista davanti alla guerra. Diventa sempre più difficile chiamarsi socialdemocratici dopo che i partiti socialdemocratici non si sono opposti alla guerra e hanno accettato la guerra dei singoli stati, portando a milioni di morti, al massacro di questi paesi, eccetera. 2. La convinzione che si ha è che davanti a una serie di lotte operaie, sociali, perché noi abbiamo parlato di lotte operaie, ma ci sono anche lotte molto forti nel mondo contadino, e c'è stata una crescita enorme fra il 19 e il 20, per esempio, di iscritti sindacalizzati. Leggo solo i dati, insomma. Gli iscritti alla CGIL erano 384.000 nell'11, diventano 234.000, quindi calano nel 16. Nel 18, a fine guerra, sono 201.000, ma l'anno dopo, 1919, sono 1.159.000. E nel 1920 sono 2.150.000. Quindi c'è questa crescita immensa che significa volontà di partecipare, convinzione e fiducia, insomma. La statistica degli scioperi va da un numero di scioperi abbastanza basso nell'anteguerra a un numero di scioperi di 1600 con una partecipazione di oltre 1 milione di lavoratori nel 19, a 1800 con 1.200.000 erotti nel 20, ma ci sono anche gli scioperi nelle campagne, per cui nel 20 voi avete per esempio oltre 1 milione di scioperanti nelle campagne. E la stessa cosa avviene nel Partito Socialista. L'iscrizione al Partito Socialista, che era piuttosto piccolino in tempo di guerra, esplode nel 19 e nel 20 e diventa un partito grossissimo.
nel 19 il Partito Socialista diventa il primo partito in Italia, addirittura con 156 parlamentari, circa il 30% di voti, a dimostrazione di come ci sia la fiducia che sia lo strumento per un cambiamento politico reale. Ecco, allora, nell'autunno del 20, dopo il fallimento dell'occupazione delle fabbriche, la corrente comunista, insomma, ritiene che sia l'ora di rompere organizzativamente con il Partito Socialista. Bordiga lo dice da tempo, arriva l'ordine nuovo che c'è a Torino con Gramsci, Tasca, Terracini, Togliatti e altri, sono altri gruppi sparsi in Italia. C'è la convinzione che si debba rompere per avere una struttura autonoma sostanzialmente, no? Perché se non c'è una struttura autonoma, un partito autonomo, anche la grande volontà di massa, anche le grandi lotte di massa non trovano una espressione politico-sociale di alcun tipo. Allora si arriva con riunioni varie, eccetera, eccetera, al congresso di Livorno. Il congresso di Livorno ha alcuni interventi che sono molto significativi da questo punto di vista. Adesso è stato ripubblicato l'intervento che Filippo Turati fece allora dicendo: quando sarà finita la sbornia bolscevica, voi tornerete sulle posizioni riformiste che sono le uniche possibili, ma evidentemente vi sono altri interventi interessanti. Terracini dice: il nocciolo della questione è questo. I riformisti pensano che al potere si possa andare con l'attuale forma di potere, credono che il proletariato possa giudicare la cosa pubblica attraverso possa guidare la cosa pubblica attraverso un regime parlamentare. La divisione netta è profonda ed è sufficiente, non occorrono altre per creare una divisione insanabile fra noi e i riformisti. Il proletariato italiano è capace di alte gesta, ma ha bisogno di una guida, bisogna dargliela, e per questo bisogna creare un partito politico di classe del proletariato. È chiaro che la visione sia questa. Il partito nasce. È caratteristico che è un partito molto giovane, c'è un comitato centrale che è molto piccolo, non sono quelle robe pletoriche di oggi, l'età media è di 36 anni, l'esecutivo è molto piccolo ed è di 32 anni, la gran parte è su posizioni legate ad Amadeo Bordiga. La posizione di Bordiga è quella di un marxismo molto rigido, è il rifiuto sostanzialmente di accordi e di collaborazioni con altre formazioni politiche, è in polemica con l'ordine nuovo di Gramsci, Tasca e altri, il rifiuto, la critica ai consigli di fabbrica. Consigli di fabbrica di per sé portano una visione corporativa. Occorre invece avere una visione di partito. Il partito è l'unico strumento di direzione politica, non ce ne possono essere altri. C'è una profonda divisione e separazione fra il partito e sindacato. C'è nei primi anni una forte polemica con l'Internazionale Comunista. Nei primi anni la direzione del Partito Comunista, chiamiamolo così per comodità, si chiamava PCD, abbiamo detto, sarà in polemica con l'Internazionale Comunista sulla questione del cosiddetto fronte unico, cioè l'Internazionale chiede la politica del fronte unico, che è l'alleanza con altre formazioni, mantenendo naturalmente la propria identità e altro, nel tentativo anche di portare a queste le proprie posizioni, eccetera. Bordiga rifiuterà sempre questo, insomma. E rifiuterà anche quindi la partecipazione comune
quella struttura, gli arditi del popolo che si crea per una certa fase, che era una forma unitaria di reazione al fascismo, di tentativo di difesa contro le violenze fasciste che si erano manifestate, per esempio le barricate a Parma con Guido Picelli sono fatte dagli arditi del popolo e altro. È una visione appunto rigida e chiusa, se volete, quella di Bordiga, che regge il partito, forma quadri e militanti, diciamo, tra il 21 e il 24. A partire dal 1924 la gestione del partito sempre più passa nelle mani di un gruppo dirigente differente. Sapete che Gramsci dal 23 a Mosca. Mosca conosce la futura moglie Giulia, partecipa alle riunioni di strutture internazionali. Nel 24 è a Vienna dove fonda l'unità, sempre più appunto l'internazionale, vedrà in questo gruppo dirigente nuovo la possibilità di avere una direzione diversa del Partito Comunista Italiano. Adesso non siamo a dare giudizi, naturalmente, credo ci si fermi qua in questa prima chiacchierata. Ecco, volevo ricordare due cose semplicemente. Nel 26 c'è un congresso che stabilisce definitivamente la nuova direzione, la nuova maggioranza all'interno del partito, la maggioranza Gramsci-Togliatti, 1926. Gramsci sarà segretario di questo partito per pochi mesi, perché c'è purtroppo l'arresto dal novembre del 1926 e poi lungo periodo di carcere. Non possiamo ovviamente dire come sarebbe andata se e altro. Le discussioni su Gramsci sono infinite. Il rapporto Togliatti-Gramsci è un rapporto discusso in mille modi e altro. Il Partito Comunista viene duramente sconfitto in quegli anni, diventa un partito illegale, subisce tutte le variazioni che l'internazionale produce, alcune anche molto sbagliate, tipo quella del 1929 che vede la rivoluzione imminente e ritiene i socialisti i peggiori nemici equiparabili ai fascisti, è una corbelleria di non poco conto. Negli anni 30 ha una debolezza enorme. Il fatto però di tentare di mantenere una struttura in Italia con un prezzo immenso, sapete che ben più del 50% dei processati dal Tribunale Speciale, dei condannati, ben più del 50% delle forze partigiane, ben più del 50% dei morti, dei condannati, dei feriti, dei processati, eccetera, è del Partito Comunista, ha fatto sì che questo partito si sostituisse progressivamente al Partito Socialista nella egemonia che vi sarebbe stata nella sinistra in Italia, per cui a partire dal dopoguerra è il partito strutturalmente più presente, più forte, più radicato, quello con maggior numero di sezioni, di sedi, di presenza, con i giornali che vendono maggiormente, con una presenza più autorevole, più forte, insomma. Questo non cancella limiti e altro. Quello che ritengo abbastanza preoccupante è il ricordo che viene fatto in questo periodo. Uno, vabbè,
molto spesso a ricordare il PC, partecipa chi ha fatto di tutto per cancellarlo 30 anni fa, il che è abbastanza discutibile, insomma. E bisognerebbe ricordare che non hanno solamente cancellato un nome, un simbolo, ma che cancellare il PC nel 91 ha voluto dire che nel 93 è sparita la scala mobile, che per la prima volta partiti cosiddetti di sinistra hanno accettato le guerre coloniali, Iraq, Jugoslavia, Afghanistan, Libia, Iraq di nuovo, Libano, e altre, insomma, cioè una specie di neocolonialismo a cui l'Italia ha partecipato come piccolo imperialismo, minore, ma a cui ha partecipato, che si è cercato di difendere sempre con le solite motivazioni, no? La civiltà, la democrazia, la libertà e altre tiritere di questo tipo. Ha voluto dire cancellare il sistema elettorale proporzionale in base a una serie di banalità e di imbecillità che abbiamo verificato ancora pochi giorni fa. Vi ricordate, no? Vi sarebbero stati governi stabili, duraturi, avrebbero governato i migliori, i partiti avrebbero messo in lista le persone più autorevoli. Ci sarebbe stata una votazione su programmi, vi sarebbe stato un alternarsi fra una sinistra moderata e una destra liberale e moderata, quando invece siamo caduti in un'alternativa fra una pseudo-sinistra liberista e una destra populista e fascistoide. Ecco, la soppressione del PC ha voluto dire anche quello, no? Ha voluto dire la soppressione sui territori di sedi, di presenze, di esistenza di un tentativo di alternativa che soprattutto in alcune realtà c'era e che è stato cancellato. Ne abbiamo tentato di reggere, insomma, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, poi per carità, si tenta sempre. Due, c'è una revisione sostanzialmente molto discutibile, che passa, no, per anche alcuni libri. Ha scritto un libro Marcello Sorgi, ex direttore della Stampa, in cui tra l'altro dice che hanno fondato il PC come elemento modernizzante, che è una sciocchezza che non sta in cielo in terra. Il PC è stato fondato perché erano convinti che la rivoluzione fosse imminente, poi per una serie di circostanze è stato un errore e il PC si è trasformato in una realtà diversa, ma è evidente che sia nato, sia vissuto nello spirito anche di tanti militanti, di tante militanti, in un modo completamente diverso. Arriva a dire anche Sorgi che Gramsci voleva la cogestione della Fiat con gli Agnelli, che è una roba che non sta in cielo in terra, perché basta leggere un rigo dell'Ordine Nuovo per vedere invece che in lui c'è la convinzione che la classe operaia sia matura e che debba diventare sempre più matura. Infatti si parla di organo di cultura proletaria, insomma, per gestire autonomamente l'economia, la fabbrica, la politica e altro. È l'autogestione, no? È il discorso consiliare che poi ritornerà nella storia negli anni 50, negli anni 60, con ipotesi varie, con strutture. Penso a Panzieri, Libertini, che hanno riproposto un discorso di questo tipo nel 1958, che riprende molto dai consigli di fabbrica gramsciani. È uscito il libro di Ezio Mauro, tra l'altro questa sera alle 21:45 su Rai 3 ci sarà uno speciale con Ezio Mauro che insomma, espone una tesi discutibile, no? Poi è un bravo giornalista, per carità, sono giornalisti di grande successo e parlano a milioni di persone, no? Con tutto il rispetto per le cose che voi fate a qualche volenteroso che
non ancora staccato vedendomi e non mi ha ancora mandato al diavolo, cosa veramente meritevole, meritano un premio. E, il discorso, insomma, è nella sinistra c'è una maledizione che è la divisione. La nascita del Partito Comunista è una delle cause che ha fatto vincere il fascismo in Italia. Ora, insomma, uno, il fascismo c'era già da prima. Due, il fascismo era sovvenzionato e pagato da grandi agrari e grandi industriali. Tre, il fascismo inizia a fare violenza, ad ammazzare gente, a bruciare sedi molto prima, la distruzione dell'Avanti a Milano del 1919, la distruzione di strutture, di camere del lavoro, di sindacati, di giornali è del 1920, il Partito Comunista nasce nel 1921. Tre, nel Partito Socialista le scissioni e le divisioni continuano anche dopo. C'era stata una scissione nel 12, ce ne sarà una nel 22, quella che produce il PSU di Giacomo Matteotti, onore al merito a Giacomo Matteotti per la carità, ma produce un'altra scissione. Nel 24 c'è un'altra spaccatura, poi si rimetteranno insieme, ma si divideranno ulteriormente in seguito. Insomma, c'è una serie di suddivisioni che vanno ben al di là della divisione del Partito Comunista nel 1921, a cui non si possono attribuire tutte le colpe. Un bilancio del movimento comunista deve essere un bilancio, ne abbiamo anche cercato di farlo, anche impietoso, che metta in luce tutti gli aspetti negativi che vi sono stati. Noi abbiamo detto mille volte che l'essere comunisti oggi, l'essere socialisti oggi, insomma, richiede avere una capacità di lettura dei nostri limiti e delle colpe anche compiute molto forti, cosa che gli altri movimenti non fanno, perché non ho mai sentito forze di centro, di destra e liberali dire che il colonialismo è stata una porcata, che aver distrutto continenti interi è stata una porcata, che aver rapinato continenti interi è stata una porcata o altro. Noi dobbiamo assolutamente farlo, ecco, riuscire a ricostruire un pezzo di realtà critica oggi deve passare naturalmente non per una difesa di ufficio, ma deve passare per vedere anche, se volete lo faremo le volte prossime, no? Quali errori sono stati compiuti, perché sono stati compiuti, se c'è ancora una possibilità di rimettere in piedi un discorso diverso. Quando parliamo della fondazione del Partito Comunista, parliamo non solo di Amadeo Bordiga, di Antonio Gramsci, di Umberto Terracini, ma parliamo di migliaia e migliaia di uomini e donne che hanno per tutta la loro vita sacrificato se stessi, dato un impegno estremo, sopportato persecuzioni, carcere, licenziamenti, disoccupazione, povertà, eccetera, in nome di un ideale, nella speranza di un mondo e di una società differente. Ne abbiamo conosciuti tanti, abbiamo conosciuto tanta gente che si è sacrificata mattino sera per diffondere i giornali, per organizzare le feste e altro. E dobbiamo avere rispetto per queste persone, no? Quando Massimo D'Alema nel 91 alla scissione tra il PDS da una parte e Rifondazione dall'altra disse Rifondazione ha buttato via la gente che fa la carne alla brace alle feste dell'Unità, disse una porcata da radical chic veramente terrificante. Avrebbe dovuto avere rispetto per questi uomini e per queste donne che erano persone semplici che si sono sacrificate per la vita intera perché lui diventasse deputato per decine e decine di anni, insomma. Ecco, non so se il quadro che ho fatto è sufficiente, aspetto domande, critiche, bombardamenti e altro da parte vostra. No, sei stato chiarissimo come al solito. Sono nel frattempo arrivate diverse domande e naturalmente complimenti. Se
C'è Marco Albarello che ti suggerisce di scrivere un libro, che ha detto così, su questo intervento, diciamo, sulla fondazione del Partito Comunista. Allora, io ti faccio... Venderebbe quattro copie sto libro, credo. No, dai, anche un po' di più. Ti faccio un elenco di alcune domande che sono uscite. Sono cose che in parte hai già, diciamo, citato. Comunque, allora, Michele Dalmasso chiedeva in riferimento all'equiparazione che è stata votata nel 2019 dal Parlamento europeo tra nazifascismo e comunismo. Sul fatto che ci sia stata questa cosa, peraltro votata anche da molti europarlamentari del Partito Democratico. Poi ho visto una domanda di Lucetta, di Rifondazione Biella, che chiede il ruolo delle donne nel PC da Camilla Ravera e altre. Ivan di Giambattista che ti chiede. Appunto, che Lenin non fu d'accordo con la scissione di Livorno e chiese di riunirsi con Turati in chiave antifascista. E poi, vabbè, poi una domanda più politica in realtà che storica sul fatto che sulle spaccature che oggi hanno le forze di sinistra comuniste, fondamentalmente. Te lo sparate tutte una dietro l'altra, così vedi come rispondere. So, beh, poi, no, non è che io dica le verità, posso dire pareri miei che valgono quanto valgono, non è che le conferenze sono un po' autoritarie in genere, perché si ipotizza che chi parla dietro al tavolo presenti le verità e che sia nel pubblico no, invece si è totalmente alla pari. No, sull'equiparazione. Ritengo sia uno sbaglio terrificante e che chi ha votato questa cosa da parte del PD o di chi è stato in gioventù comunista si dovrebbe vergognare, insomma. D'altronde sapete che Veltroni non è mai stato comunista e così via, insomma. In genere ci sono stati due atteggiamenti, no, intorno al 90, quindi sono già passati 30 anni. Occhetto disse che il movimento comunista aveva avuto un qualche significato nella storia, ma che dopo l'89 non aveva più. Anticipando il 6 febbraio, ricordate che nei suoi anni di segretario Occhetto introdusse nel PC una serie di elementi, la questione di genere, la non, violenza, l'ecologia, tutte questioni di grande importanza, messe però in un modo molto confuso e pasticciato, no? E comunque disse adesso, insomma, assolutamente, completamente superato, infatti bisogna fare una forza di sinistra che nulla abbia a che vedere con la tradizione che abbiamo alle spalle. Veltroni, naturalmente, l'americano, è andato molto più in là negli stessi anni, disse che il comunismo sempre era stato avversario della democrazia. L'equiparazione ha senso se si ritiene che l'unica immagine del comunismo sia quella del comunismo realizzato, per intenderci, quella dei gulag, quella delle fosse di Katyn, quella delle deportazioni di popolazione, quella di Pol Pot, quella dei massacri e altro. La speranza nostra quando a 20 anni, anziché andare a ballare lo sheik, ci siamo messi a fare queste cose, era che fosse possibile
ipotizzare un socialismo e un comunismo completamente differenti e l'abbiamo cercato disperatamente in Gramsci nel carcere, in Rosa Luxemburg, nel Lenin di Stato e Rivoluzione, nei Soviet, nella teoria consigliare e altro. Noi continuiamo a pensare che ci possa essere un socialismo, un comunismo che nulla abbia a che fare con la visione autoritaria, puramente statalista e puramente violenta che si è purtroppo manifestata. Se posso dire, lasciamo a Marco Rizzo, insomma, la identificazione tra comunismo e il comunismo reale che si è manifestato. Io non penso che il comunismo reale sia che i dirigenti rivoluzionari del 1917 siano fatti confessare nel 37, 36, 37 e 38 di essere sempre stati spie tedesche e di essere ammazzati. Che il comunismo si manifesti mandando milioni di persone nel gulag a 40 gradi sotto zero, se va bene, o altro. Insomma, abbiamo sempre pensato che così come la rivoluzione francese ha portato un concetto di democrazia diversa, no? L'eguaglianza, la libertà, eccetera, eccetera, così il socialismo porti elementi di libertà ulteriore perché introduce gli elementi sociali. Oggi, davanti alle questioni ecologiche, credo che occorrerebbe forse introdurre elementi di libertà di una terza generazione che riguardino il genere, che riguardino l'ecologia, che riguardino, so di dire una cosa impopolare, ma anche altri esseri viventi, no? Che trattiamo in modo incivile e altro, ma questo può essere un parere personale che probabilmente non. Ecco, la questione che pone Lucetta, che saluto caramente perché ci conosciamo da qualche annetto, anche se lei è molto giovane. Il ruolo delle donne, c'è la. Insomma, il partito era un partito prevalentemente maschile, che ha avuto alcune figure significative di donne, Camilla Ravera è la più importante. Quando arrestano Gramsci, forse non proprio ufficialmente, ma di fatto Camilla Ravera rimane segretaria del partito per alcuni anni. Gramsci viene arrestato il novembre 26, fino al 29-30 Camilla Ravera rimane segretaria di quella piccola, quasi inesistente struttura illegale che il partito aveva in Italia. Il Partito Comunista ragiona molto evidentemente sulla emancipazione, il termine che si usava era quello delle donne, c'era una struttura femminile, l'UDI era questa faccenda qua, no, del PCI e del PSI per tanti anni, naturalmente superata intorno al 70 dai movimenti femministi che evidentemente pongono delle questioni diverse che però poi il PCI ha in parte saputo assumere. Il PCI era talmente grande che impiegava parecchio tempo, no, a assumere questioni che arrivavano dall'esterno, ma poi aveva la capacità e la struttura di saperlo fare. Restano alcuni problemini personali, se posso dire, il modo in cui Palmiro Togliatti e Luigi Longo hanno trattato le rispettive mogli non è stato un capolavoro nei comportamenti personali, ma questo appartiene più a questioni personali che a questioni politiche complessive. Non solo perché sono andati con altre donne, cosa per carità legittima e scelte personali, ma perché poi le rispettive mogli sono state un po' emarginate anche dalla struttura di partito a un certo punto, sono state messe in un angolo, no?
quando Maria Montagnana era una operaia che aveva dato la vita per le fabbriche, le lavoratrici, e Teresa Noce era stata una donna di grandissimo valore nell'attività illegale. C'è stato, insomma, purtroppo anche in questo partito, ma questo è accaduto anche da altre parti, insomma, cadeva il fatto che spesso le donne vivessero un po' nell'ombra dei loro uomini, insomma. E questo forse oggi non accade più, fortunatamente, ma evidentemente non è colpa del PC in sé o di altro, è colpa di una situazione, di una cultura, di un modo di essere, eccetera. Io ricordo quando ero ragazzino, se una donna faceva politica veniva vista come una cosa strana, insomma. Quando c'erano le occupazioni nelle università, si occupavano anche le donne, la cosa suscitava battute, imbecillità, pettegolezzi o scemenze di questo tipo. Siamo, insomma, siamo ancora molto lontani da una minima civiltà e altro. No, sulla questione che pone il consigliere sindaco Ivan, no, Lenin voleva la spaccatura. C'è una frase di Lenin in cui dice: fate la scissione da Turati, poi fate l'alleanza con lui. Cioè, dividetevi organizzativamente e poi abbiate la capacità e la duttilità di allearvi su singole questioni e su singoli punti, in particolare contro il fascismo, con lui. Uno degli errori che il Partito Comunista compie, ma non è l'unico, nel 21, è di non capire che cosa sia il fascismo e di non rendersi conto del pericolo, fascista. Perché l'analisi è che il fascismo sia una semplice variante del dominio borghese e addirittura che la forma più pericolosa potrebbe essere un governo, diciamo, social riformista, perché un governo social riformista potrebbe inglobare maggiormente le masse che invece devono essere rivolte a fini rivoluzionari o altro. Evidente che sia un errore grossolano, ecco, proprio. La comprensione reale del fascismo arriverà solamente dopo, la stessa internazionale ce ne mette un po' a capirlo. E d'altronde la comprensione di Hitler è tale che, insomma, fanno delle cretinate tali per cui Hitler vince. C'è una incapacità di affrontare l'avversario nazista che porta Hitler a vincere con grande facilità. Allora ancora nel 31-32 dicono che c'è la rivoluzione imminente in Germania e non si rendono conto invece che la realtà sta andando interamente dall'altra parte, ancora in Austria quando Hitler sta per invadere l'Austria e prenderla, c'è ancora la speranza di una scelta rivoluzionaria. Direi che da parte della internazionale c'è la richiesta che la scissione avvenga. Se c'è uno che ha dubbi sulla scissione è Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ha dubbi sulla scissione perché vorrebbe una scissione maggioritaria. Invece la scissione avviene profondamente minoritaria, al che per qualche tempo lui è molto dubbioso su questa, insomma. Sapete che Gramsci a Livorno non parla, no? C'è una testimonianza di Fortichiari che è molto bella, che dice che Gramsci si aggira sul palco del Teatro San Marco di Livorno in seconda fila, camminando in su e in giù a capo chino,
senza parlare con altri, con aria truce e triste, insomma, perché la sua convinzione, è la convinzione di un partito comunista che debba essere profondamente legato a settori di massa. E il Partito Comunista che emerge da Livorno è oggettivamente un partito minoritario. Tenete conto che si possono fare tutte le geremie di che si vogliono, ma il Partito Comunista è profondamente minoritario nella CGIL, profondamente minoritario nelle Leghe, profondamente minoritario nel mondo contadino, cioè è una piccola frazione, alle elezioni politiche prende il 3%, insomma, che già è buono quel clima, per carità, no? Per noi poi il 3% sarebbe una roba da brindare, berrei un bicchiere di vino pure io, insomma. Ma è chiaro che sia, insomma, un dato di questo tipo. La visione gramsciana è una visione diversa. Gramsci, tra l'altro, si porta dietro ancora al congresso di Livorno una serie di accuse che ha ricevuto tra il 14 e il 15, perché ha scritto un infelice articolo, a parer mio. Alcuni libri dicono che, insomma, giustificano quell'articolo, un articolo di fatto interventista nel 1914. E quindi si porta dietro un po' questa accusa, ecco. Non è che non parli a Livorno solo perché non ci sono i microfoni e la sua voce era molto gracile e debole. C'è anche un po' questo pregresso che lo rende accusato, insomma, all'interno delle solite beghe che nei partiti ci sono, no? Per cui tu 10 anni fa, tu 20 anni fa, tu hai detto queste robe qua, insomma. Ecco, sulla questione delle spaccature siamo a livello di barzelletta, insomma. Io credo che siamo davanti a una situazione difficilissima in cui ci sarebbe bisogno di una forma di unità. Unità non vuol dire uniformità, vuol dire unità su alcuni obiettivi elementari. Poi può mantenere che uno ama Trotsky, l'altro ama Rosa Luxemburg, l'altro ama Gramsci, l'altro ama i consigli, l'altro preferisce il partito, eccetera, insomma, perché ci mettiamo, che però è tale da rendere quasi nullo il tutto. Il sistema bipolare ha avuto la capacità di uniformare sostanzialmente, come avevamo previsto purtroppo nel 1993, poi abbiamo retto per 15 anni, che è un miracolo incredibile, cioè, il tutto di creare due poli che sono sempre, non dico più simili, perché non è che Zingaretti e Salvini siano la stessa cosa, assolutamente, no? Ma uno tenta di essere maggiormente liberista per sembrare più nuovo e più moderno. L'altro ricerca chiavi populiste, becere, per andare incontro al popolo. Infatti, questi anni sono segnati dal fatto che il voto popolare si è spostato drammaticamente all'estrema destra. E naturalmente una sinistra reale avrebbe senso e significato se riuscisse a trovare forme di unità, se trovasse una identità e se sapesse dire alcune cose elementari. Se è frammentata in 15 sindacati diversi che si scindono ogni 3 mesi e in 15 gruppi diversi che litigano su non si capisce che cosa, credo che evidentemente abbia poco senso, no? Siamo davanti a una inanità politica totale, non solo perché non compariamo nei telegiornali o non ci intervistano alla TV o altro, cosa grave naturalmente, perché non è tanto un problema di simbolo, è un problema di contenuti, no? Nessuno alla TV dice nulla
su alcune questioni di politica internazionale o su alcune questioni di politica sociale. Nessuno dice che hanno massacrato la Scala Mobile, o tanto per intenderci, insomma, o che bisognerebbe rimettere l'articolo 18 che Renzi ha massacrato, ecco. Ma perché appunto l'assenza di questo crea difficoltà, insomma. Oppure si inventano appunto figure, ripeto, un po' identitarie alla Marco Rizzo, che però sono figure di difesa di una identità, no? Io sono il comunista che difende la identità comunista in Italia, senza mai mettere in discussione alcun aspetto, alcun elemento di questa, neanche le pagine negative di questa, cosa che invece occorre fare con grande laicità, tanto per intenderci, insomma. Chi è cattolico, tanto per dire, deve avere l'onestà di dire che bruciare Giordano Bruno è stata una vaccata terrificante, no? Non può essere cattolico, ma deve dire che processare Galileo è stata una indegnità ignobile, no? Ecco, e noi dovremmo avere la capacità di dire che aver fatto i gulag non è stata proprio una meraviglia. Ecco, invece ci sono alcuni settori che per motivi anche comprensibili, per difendere la propria vita, la propria identità, per coerenza personale, non hanno il coraggio mai di mettere in discussione anche gli aspetti negativi della propria storia. Non so se ho risposto in tutto o in parte alle quattro questioni. Mi dica. Eccomi. Vedo movimenti nella federazione di Via della Salute. Ciao Sergio. Sono movimenti. C'è anche Mannias. Abbiamo anche Rifondazione Sarda. Senza Forza Varis non si va da nessuna parte. Sì, lo so. C'è stato nel frattempo un po' di movimento, diciamo. No, ti volevo dire questo. Intanto c'è Luisa Colombo che chiede se si può fare un parallelo tra la situazione socio-economica e politica di allora e quella di oggi. Gallarate. Sì. Situazione sociopolitica di allora e situazione di oggi. Si può fare un parallelo, secondo te? Ci sono altre? No. Poi mi dicono che devo fare le conclusioni, ma dopo un intervento come il tuo, fare le conclusioni è un po' difficile se non ringraziarti. Non prendermi in giro, segretario. Non prendermi in giro. Non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto. Vabbè, intanto magari dimmi. No, ti lascio poi magari prima la domanda, poi due robe veloci solo. No, dimmi ora. No, tu pensi che ci sia un parallelo tra la situazione? Beh, allora, va bene. Allora, intanto un grande saluto a Luisa Colombo. Allora, ma non credo che siamo davanti a, tanto per intenderci, a rischi di colpi di Stato di 28 ottobre o robe di questo tipo. Almeno mi auguro, è una forma di ottimismo una volta tanto, insomma. Però mi pare che ci siano due o tre elementi negativi. Vabbè, il primo: c'è una crisi economica drammatica che la pandemia ha reso molto più grave, che a differenza di analisi balorde che spesso vengono fatte, no? La gente starà peggio, le cose andranno e allora si volgerà a sinistra. Oppure le cose andranno male, quella qui è un po' più cattolica, le cose andranno male,
allora la gente si unirà, si abbraccerà, nascerà la solidarietà fra la gente, eccetera. Una situazione di questo tipo produce un aumento di divisioni sociali, di rabbia e altro. Vediamo tutti che ancora una volta le situazioni sociali si polarizzano, no? Sono alcuni pochi settori che diventano più ricchi, alcuni settori diventano molto più poveri, la disoccupazione cresce, alcuni settori vengono buttati in una realtà di mancanza totale di forme di controllo e altro. Non ho stipendio, non ho pensione, non ho salario, sono privo di ogni aiuto, eccetera. E su questo si inseriscono drammaticamente le forze di destra. Insomma, noi abbiamo in Italia questa situazione balorda, in Francia la signora Le Pen gioca sugli stessi assi su cui gioca Salvini qua. In Spagna non bastava il partito oggettivamente di destra, è nato un partito di estrema destra, Vox, che ricalca il franchismo con grande intensità e ribadisce alcuni valori dal maschilismo, alcuni valori imbecilli sulla cultura nazionale e altro, insomma. Credo che, insomma, il pericolo sia quello, ecco. Non penso che abbiano bisogno di tentare colpi di Stato che oggi riuscirebbero con grande facilità. Se non l'hanno fatto nel 70, quando sono entrati addirittura nei ministeri, o nel 74, o nel 64 con il generale De Lorenzo, perché sapevano che dall'altra parte c'era una risposta sociale molto forte, che nelle fabbriche vi sarebbe stata una risposta forte, che c'erano il PC, l'AMPI, il sindacato, eccetera, che quindi ci sarebbe stata una situazione di guerra civile in Italia piuttosto consistente. Ecco, oggi non vi sarebbe, credo, nulla di simile. Credo però che ci sia un'opinione pubblica molto stanca, una serie di luoghi comuni spaventosi, una negazione totale della politica. Quando diciamo che il piano P2 è sostanzialmente passato, non lo diciamo solo per il referendum che vi è stato alcuni mesi fa sulla riduzione dei parlamentari, ma lo diciamo perché quello era il tentativo di distruggere tutte le forme di presenza associata. E nella cultura nostra, io ho una certa età e mi scuso, insomma, ma le presenze associate sono il partito e il sindacato, insomma, i due cardini sostanzialmente. Poi ce ne potranno essere altre, internet sarà una, tutto quello che si vuole, ma mi pare che le due questioni fondamentali siano quelle. Qui c'è stata una distruzione totale dei partiti, cui la cosiddetta sinistra ha totalmente abboccato. Pensate alla segreteria Veltroni, quello che è stato la filiera PDS, DS, PD e così via, insomma, in cui non c'è più un soggetto collettivo che sa rispondere a tutto quanto questo. Ecco. L'altro elemento che può fare sperare è la questione che siamo legati ad alcune istituzioni internazionali. Però è evidente che noi siamo l'anello debole di queste questioni internazionali. Ecco. E quindi è evidente che, insomma, non possiamo semplicemente sperare nella signora Merkel o in Macron o altro. La risposta dovrebbe essere il ritorno di un
protagonismo politico-sociale che mi sembra oggi estremamente mancante, o c'è solo su alcune questioni molto specifiche. La nostalgia, mi pare, che alcuni sentono verso quello che era il PC deriva anche un po' da questo, insomma. Chi è passato per il PC, cioè per una struttura che aveva, almeno in alcune città, sedi ogni 500 metri, presenza ogni 500 metri, giornali venduti tutte le domeniche, presenza sociale totale, è quella dell'assenza di una politica complessiva. Ecco. Il fatto che noi non siamo riusciti a rimetterla in piedi è un problema grosso che ripropone il fatto che dovremmo avere una linea politica chiara, che mi pare non ci sia, e dovremmo porre questo problema in modo molto chiaro a associazioni, gruppi, altri partiti e partiti, in modo che si abbia un quadro di questo. Non ho risposto, credo, a Luisa, lo credo delusa e mi scuso con lei, ma mi pare che il quadro sia un pochettino questo. Insomma, mi pare che siamo davanti al quadro di un grande movimento reazionario di massa, che nella testa delle persone che vogliono una semplificazione. Il voto sul numero dei parlamentari lo ha dimostrato chiaramente, è andato il 30%, pensavo che avremmo fatto meno, che vogliono meno ciance, eccetera. Chi ha visto lo spettacolo del dibattito al Senato non ne ha ricavato, credo, grandi speranze, no? Semmai il contrario, sono forme che allontanano completamente da qualunque forma di politica rappresentativa. Occorrerebbe appunto ripartire da capo, cosa che a 20 anni forse è più facile che a 70, ma comunque riproviamoci. Qui senti, c'era ancora una domanda. Domande, Fabio? Sì, una domanda su un giudizio su un dirigente PC piemontese come Pietro Secchia. Molto difficile. Allora, è molto difficile perché è un problema. Ci vorrebbe un'ora. In tre minuti. Allora, Secchia è uomo di partito al 100%. Secchia dà tutto al partito. Secchia accetta tutte le svolte, le scelte del partito, anche quella per il mio sbagliatissime, come quella del 1929, socialfascismo in Italia, c'è la rivoluzione imminente. Secchia e Longo rappresentano tra il 43 e il 45 una alternativa, con le virgolette, a Togliatti, perché mentre la politica togliattiana è una politica interamente di accordo politico e di mediazione politica, svolta di Salerno, accettazione della monarchia fino alla fine della guerra, eccetera, Secchia e Longo sono per insistere maggiormente sul movimento partigiano. Al tempo stesso, all'interno di questo, non dobbiamo dimenticare, Secchia è fortemente polemico, e non solo polemico, polemico anche nei fatti, con alcune brutte cose, contro qualunque movimento di sinistra si manifesta all'interno delle formazioni partigiane. C'è un suo articolo, Sinistrismo maschera della Gestapo, che è un articolo di una durezza estrema che invita ad andare a azioni concrete. Ci siamo capiti fra noi, insomma, contro le posizioni che erano contrarie alla svolta di Salerno, agli accordi, eccetera, insomma. Nel dopoguerra Secchia è vice segretario del partito e ha una capacità organizzativa eccezionale. La struttura del partito che Secchia dà è una struttura che sarebbe da imitare se avessimo la forza, perché è una struttura basata su
sezioni, cellule di paese, cellule di fabbrica, cellule sui luoghi di lavoro, una capacità organizzativa incredibile che sviluppa negli anni fino al 54, in cui è di fatto il numero due o tre, due longo tre lui, insomma, del partito, su una posizione molto rigida rispetto a Togliatti. Cioè Togliatti è più politico con le virgolette, Secchia è più per passare alla linea dura per alcuni aspetti, insomma, ed è quello che maggiormente difende le formazioni partigiane. Il suo libro La resistenza accusa è un libro di grande importanza in cui denuncia tutti i processi contro gli ex partigiani, tutte le assoluzioni a ex fascisti che hanno compiuto azioni criminali. È uno tra coloro che maggiormente insiste su elementi di questo tipo. Lui e Longo sono quelli che molto più di Togliatti nel partito difendono il mondo partigiano. Nel 54 gli succede una disgrazia politica, voluta, non voluta, provocata, perché il suo segretario Seniga scappa con la cassa. Questo segna la sua fine politica, lo mandano a fare segretario in Lombardia, rimane una figura un po' di contorno sostanzialmente, una grande figura nota, capo dei partigiani, eccetera, eccetera, ma che non ha più ruolo politico a livello nazionale di alcun tipo. Da segnalare che nel 68 è tra coloro che maggiormente insistono sul pericolo di un colpo di Stato in Italia. E quindi insiste su quanto succede nell'esercito, insiste su quanto succede nei servizi segreti e altro. Sapete che sulla sua morte ci sono pettegolezzi di vario tipo, l'hanno avvelenato, non ha fatto un viaggio in America Latina, è stato avvelenato, non è stato avvelenato, adesso non si riesce a dire. Rimane questo elemento qua, insomma, per alcuni rappresenta sostanzialmente, e la pianto proprio, la alternativa operaio partigiana rispetto alla politica più istituzionale di Palmiro Togliatti. Naturalmente il tutto con una profonda e totale fedeltà all'Unione Sovietica, alla politica dell'Unione Sovietica, eccetera. Per esempio nel 68 con la Slovacchia lui è tra coloro che non criticano l'intervento, insomma, quella parte Donini, Roasio, eccetera, eccetera, che non criticano l'intervento e non hanno la capacità di mettere in discussione la critica all'intervento con il sistema social-politico che si è creato nei paesi dell'Est. Grazie. Capirai. Ma intanto, grazie per questo pomeriggio, anche perché serviva anche una discussione, secondo me, che partendo appunto dal centenario arrivasse poi ovviamente anche all'oggi, soprattutto come sempre fai tu, non a geografica, non a così. Questa è la cosa importante. Io semplicemente, oltre a ringraziare te, hai fatto bene all'inizio a ricordare un grande compagno, appunto Maurizio Natale, e hai elencato delle compagne e compagni che purtroppo negli ultimi mesi ci hanno lasciato. Ricordo, perché è stato anche sollecitato, una grande figura, una grande compagna di combattente per tutta la vita, Lidia Menapace, che anche lei si è andata a causa di questa terribile pandemia. Io vorrei ringraziare naturalmente, oltre a te, le compagne, compagni e amici che ci hanno seguito in questa diretta. Ne faremo presto un'altra, che sarà il nostro terzo appuntamento, purtroppo ancora online, su invece i 30 anni della nostra storia, perché siamo arrivati
hai accennato appunto al 91, alla fine del Partito Comunista Italiano, e poi di lì sono nate altre storie. 30 anni fa siamo nati noi, e quindi penso che sia importante ripartire da dove hai finito tu, cioè dalle ragioni della rifondazione comunista. Rifondazione comunista che è sostanzialmente una forza politica in totale clandestinità, non per volontà nostra, ma è ovvio che insomma c'è un oscuramento, diciamo, totale rispetto a quello che insomma pensiamo e che vogliamo dire. Poi ci sono, come dicevamo prima che iniziasse questa diretta, dei dati sorprendenti, perché il 2 per 1000 anche quest'anno, che è un finanziamento pubblico volontario che insomma i nostri amici e compagni ci fanno, che ci permettono di mantenerci minimamente in piedi, è anche quest'anno un dato eccezionale, perché siamo il quarto partito in Italia come 2 per 1000, 53.800 persone hanno scelto, diciamo, di destinare a 2 per 1000 rifondazione, e per me questo è un dato eccezionale che testimonia il fatto, però, rispetto ad altre forze politiche anche della sinistra, molto più strutturate, molto più attrezzate, molto più presenti di noi, diciamo, sui media, che quel valore aggiunto eccezionale che tu hai ricordato, cioè io mi iscrivo tra coloro i quali cuociono le salsicce alle feste del partito, ne sono orgoglioso, che è la militanza, fa sì che insomma questo valore incredibile che ancora abbiamo riesce a sopperire, diciamo, a il totale oscuramento mediatico che stiamo subendo. L'iniziativa di oggi pomeriggio è stata condivisa da Rifondazione Piemontese, che naturalmente ringrazio, è stata, diciamo, condivisa su Facebook, rilanciata dalle compagne e compagni del nostro partito in Piemonte, perché ovviamente gli faceva molto piacere, insomma, che ci fossi tu a parlarci, diciamo, del 21, della nascita del Partito Comunista Italiano. E per cui ovviamente grazie mille per questa opportunità. L'ultima cosa che voglio dire è che appunto penso che manchi molto un punto di vista, ma soprattutto una forza politica organizzata, presente, pesante nella politica italiana, proprio dalle ultime cose che dicevi prima, lo spettacolo della discussione parlamentare di qualche giorno fa sulla fiducia al governo Conte ha rasentato veramente livelli, diciamo, bassissimi. Non manca totalmente un punto di vista di sinistra in questo paese. Non vado ovviamente su giudizi, perché non è qui la sede, però è chiaro che insomma il fatto che siamo di fronte alla pandemia, che non si sia voluto minimamente mettere mano a qualsiasi forma anche minima di giustizia sociale, di una patrimoniale, la gestione fallimentare di questa pandemia in questo paese, il fatto che non si sia voluto istituire un reddito di cittadinanza o, diciamo, di emergenza a fronte di questo dramma, ma che la crisi politica, diciamo, che è stata presentata, diciamo, agli italiani in questi giorni, è una crisi, una lotta di classe tra varie destre sulla gestione, diciamo, del malloppo, la dice tutta sul fatto che manca completamente un punto di vista alternativo, manca non tra di noi, perché insomma ci siamo e per fortuna siamo in salute, ma manca nel dibattito pubblico. Quindi io sono convinto che serva come il pane il fatto che ci sia una forza politica comunista, antagonista, alternativa, diciamo, rispetto a questa società. Per cui penso che non sia il parlare delle radici non sia soltanto, diciamo, un bel pomeriggio così trascorso a parlare di storia, della nostra storia, che comunque è sempre un fatto molto positivo, ma debba essere un punto di riflessione soprattutto per l'oggi. L'appuntamento nostro è quindi, rispettando, diciamo, il cronoprogramma della nostra storia, bravo, insomma, quella è la nascita di Rifondazione, per cui questa volta stringeremo un pochettino di più così i nostri incontri, e
incontri appunto che gioco forza sono, penso che saranno per un po' ancora un po' online, però insomma è un modo anche per il piacere di rivederci, di risentirci, anche se insomma lontani, però se pensi quando insomma non avevamo ancora neanche il computer per fare il volantino, queste cose qua, per cui insomma stiamo facendo passi avanti dal punto di vista tecnologico verso il socialismo, mettiamola così, va Sergio, diciamo, visto che noi non partivamo diciamo molto attrezzati dal punto di vista tecnico, riusciamo anche a fare queste cose, per cui insomma ci siamo adeguati alla situazione. Un grazie enorme, un abbraccio virtuale enorme, stai bene e ci risentiamo presto. Grazie naturalmente a tutti quelli che ci hanno seguito. Come l'altra volta, anche questo appuntamento verrà diciamo pubblicato integralmente sul sito internet, Facebook della nostra federazione. Chi avrà voglia di rivederselo, riguardarselo, sarà un fatto bello, importante, almeno insomma fa un po' un ripasso serio diciamo della nostra storia. Ciao, arrivederci e grazie. Ciao Paolo, grazie a te. Ciao, ciao.